Siamo qui dopo 79 anni a ricordare la mattina di quel 25 aprile del 45, in cui la nostra città fu liberata, senza scorgimento di sangue, dei partigiani garibaldini della 16ª divisione Viganò, agli ordini del comandante Pietro Minetti Mancini, che dà il nome alla nostra sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che oggi sono qui a rappresentare.
A nome della città di Acqui, dell'amministrazione comunale, mio personale, intanto buon 25 aprile a tutte e a tutti voi. È un piacere e un onore essere su questo palco in questa giornata di primavera, in questa giornata, stamattina è un po' freschino, ma adesso insomma francamente si è scaldata, così come si sono scaldati i cuori durante le varie tappe di questo percorso. Sappiamo tutti noi acquesi, lo dico però anche per il nostro relatore, il professor Pezzino, che c'è questa tradizione ad Acqui di fermarsi, quasi fosse una sorta di via crucis laica, nelle zone, diciamo, nei punti più significativi, ce ne sarebbero anche altri a dire la verità, però insomma, per la storia della città di Acqui in quegli anni, quindi della liberazione anche della città di Acqui e della lotta antifascista di quegli anni. Mi pare a Dachau campeggia la scritta che chi ignora il proprio passato è destinato a ripeterlo. Ecco, allora giornate come queste, con il coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi delle scuole, con i sindaci, i colleghi che ringrazio per essere qua, con le forze dell'ordine, con tutte così coloro che spontaneamente si uniscono a questo corteo, serve proprio a questa funzione fondamentale di ricordare e avere ben presente che cosa successe e non pensare che si sia immuni, certo adesso molte cose sono cambiate, c'è l'Unione Europea, eccetera, però che si sia immuni da il rischio del totalitarismo. D'altra parte, ricordavi prima la guerra, le guerre non troppo lontano da noi ci sono ancora in questi giorni, in questi mesi, in queste settimane, episodi di guerra efferata. Prima siamo fra le varie tappe a cui abbiamo reso omaggio, c'era quella di Aureliano Galeazzo e c'è scritto sulla lapide che con sprezzo, una memoria, con sprezzo del pericolo, pur cosciente del fatto che già ferito rifiutò il soccorso e sapeva che sarebbe andato a morire, ma si gettò. Quindi la paura e il coraggio. Come si mettono insieme questi due sentimenti? La paura più atavica, il coraggio che magari un po' si impara, ma nel suo caso si imparò a 16 anni. Ecco, Colzani, e chiudo, scrisse parole illuminanti, a mio avviso, in questa poesia. Non ho trovato la data quando la scrisse, ma la leggo per così. Giuseppe Colzani. Avevo due paure, si intitola. Avevo due paure. La prima era quella di uccidere, la seconda era quella di morire. Avevo 17 anni, poi venne la notte del silenzio. In quel buio si scambiarono le vite, incollati alle barricate, alcuni di noi morivano d'attesa. Incollati alle barricate, alcuni di noi vivevano d'attesa. Poi spuntò l'alba ed era il 25 aprile. Allora, cosa ricordiamo e cosa celebriamo il 25 aprile? Si dice che è l'anniversario della liberazione, in realtà dal punto di vista strettamente storico è l'anniversario dell'insurrezione partigiana, perché il 25 aprile dai microfoni di Radio Milano Libera Sandro Pertini lanciò l'ordine di mobilitazione generale dei partigiani. I partigiani che spesso occuparono le città prima degli alleati. E voglio ricordare l'esempio di Genova, dove le truppe tedesche si arresero ai partigiani di Genova, firmarono la resa a Villa Migone ai partigiani di Genova. Ricordiamo quindi la fine della guerra, la cacciata dal nostro paese dell'esercito tedesco, la definitiva caduta del regime fascista, e celebriamo il sacrificio dei tanti civili e combattenti. Trovo molto giusto il percorso, la via crucis laica, come ha detto il sindaco, che fate qui ogni anno il 25 di aprile. Sono voluto andare al monumento ai caduti di Acqui, che per motivi di lavori oggi non era possibile visitare, proprio a rendere omaggio ai caduti della divisione Acqui. L'inizio di una nuova fase della storia del paese che vede i suoi momenti fondanti nell'insurrezione armata dei partigiani, nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 che sanzionò il definitivo distacco
degli italiani dalla monarchia complice dei crimini del fascismo, nella Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata il 27 dicembre del 1947, che ha garantito in questi anni e garantisce ancora oggi le libertà civili e il progresso sociale.